Allora, procediamo con Davide Sormani, Regione Emilia-Romagna, Agenzia Sicurezza del Territorio e Protezione Civile, Servizio Aria Romagna, collega di Fausto Pardolesi. Progetto generale dei torrenti Marano e Melo, un approccio di riqualificazione a scala di asta fluviale. Buongiorno a tutti, ciao a tutti anche, perché molti ci conosciamo. Se parte... Ecco, prima volevo fare una piccola nota sentimentale, nel senso che sono collego con Fausto Pardolesi e abbiamo fatto 17 anni insieme, nel senso di lavoro insieme nel Forlivese, e lui è più pratico, io sono più teorico, quindi siamo un po' compensati su questo punto di vista. Intanto qui c'ho tempo perché ancora non parte. E E dopo questi 17 anni, da tre anni sono a Rimini e mi sono trovato un po' in impatto abbastanza traumatizzato, perché dopo a Rimini, chiaramente la riminizzazione, l'Ausa asfaltato, il Ventena asfaltato, e le piste ciclabili del Marecchia che lo stringono, e la diga del Conca che è proprio una cosa, lasciamo perdere, e di conseguenza mi sono detto incominciamo con le cose più semplici, ecco, cerchiamo di non risolvere queste cose che sono ancora abbastanza complicate da risolvere, e cominciamo dal Marano e dal Melo, che sono due piccoli torrenti vicino. Allora, andiamo, se riusciamo ad andare. Sì, era un giga. Per andare avanti, come è messo? Il mouse non va. Vieni, vabbè. Stanco anche il computer. Stai, inizia a raccontare, poi. Tu inizia a raccontare. Assistente. Terzo tentativo verrai stromesso. Ah, no, non so. Ho aperto quella senza video, ma adesso non ti faccio partire la presentazione. Dove siamo qua? Dove siamo? Dov'è il posto? Riccione. Così. Non è così? No, dai. Eccola. Ecco. Cominciamo con un po' di filosofia. Nel senso, ecco, mi ho preparato un discorso diverso. Comunque, vi volevo leggere queste due o tre frasi perché sono state un po' da ispiratrici anche della pubblicazione che abbiamo realizzato, che avete. Questa ve la leggo, di Galileo Galilei. Non desiderate che la natura si accomodi a quello che parrebbe disposto e ordinato a noi, ma conviene che noi accomodiamo l'interesse nostro a quello che ella ha fatto, sicuri tale essere l'ottimo e non l'altro. Poi dopo ci abbiamo Gandhi, ci abbiamo Martin Luther King. E vi confesso che dopo la presentazione di Mercalli volevo andare a casa, nel senso che cosa stiamo a fare qui, non lo so, però ripensando anche a questi personaggi mi sono detto un sogno, se è possibile, in qualche modo bisogna portarlo avanti, e per noi la riqualificazione fluviale è un piccolo sogno che vediamo passo passo che va avanti. Andiamo al Marano Melo, siamo al sud della Emilia Romagna, siamo i terroni dell'Emilia Romagna, e sono due piccoli bacini, 60 km quadrati e 47 km quadrati, però è importante secondo me cominciare proprio dai piccoli, perché sono quelli che più sono, confluiscono entrambi nell'abitato di Riccione.
molte piene storiche, l'ultima 5-6 febbraio 2016, questo è il nuvolone nero del 24 giugno 2013 che ha fatto 120 mm mi sembra in un'ora, una roba paurosa. Proprio per questo i piccoli bacini sono quelli più sollecitati. Un accenno sulla pianificazione, dal PAI siamo passati al PGRA, quindi da un concetto di pericolosità siamo passati a un concetto di rischio, e i nostri corsi d'acqua, il Magrane Melo, cioè, sono piuttosto colorati, ecco, diciamo, basta quello. E, quindi da questo macchia di colore ci è venuto un po' in mente di introdurre nel piano nazionale contro il rischio idrogeologico questo progetto generale suddiviso in 4 lotti funzionali, 2 sul Marano e 2 sul Melo, per un totale di 3.300.000 euro che secondo me, a mio parere, per sistemare, tra virgolette, insomma, questi entrambi i corsi d'acqua è veramente poco. E, essendo ingegnere idraulico, mi tocca dirvi, perdo un minuto sugli studi idraulici, nel senso che c'erano studi idraulici precedenti dell'autorità di bacino, poi abbiamo fatto una tesi di laurea e approfondito tutta una serie di zone con modelli idraulici. Interessante è un po' il discorso, questi sono poi i risultati, è il discorso del come ogni tipologia di modello che tu utilizzi, che possono essere sia a livello di monodimensionale che bidimensionale, vi possono essere dei risultati diversi per quanto riguarda la laminazione delle acque. Adesso c'è una seconda tesi di laurea che stiamo affrontando con l'ingegnere Castellarin, professor Castellarin dell'Università di Bologna, con un modello bidimensionale per vedere un po' la differenza rispetto a quelli monodimensionali o quasi monodimensionali. Questa qui, appunto, questa seconda tesi fa riferimento a un LIDAR 2008, ma la cosa interessante che si vorrebbe vedere è proprio il discorso dell'influenza di tante piccole aree di laminazione, di espansione naturale sull'effetto finale dell'onda di piena e sui picchi di piena a valle dove abbiamo la città di Riccione. Questi sono i punti critici di entrambi i corsi d'acqua. Vi volevo far vedere una comparazione col fiume Marecchia che sarà l'argomento del prossimo convegno fra 3 anni, perché ce n'è, insomma, di ogni. In azzurro è l'alveo attuale. Il Marano non ha subito nel tempo, queste sono cartine del 1954, delle grandissime trasformazioni dal punto di vista della morfologica dell'alveo, però è sempre interessante capirla, la storia. E queste qui, sempre su comparazione, nell'abitato di Ospedaletto, con 2 zone che sono particolarmente spostate e arginate. Il progetto generale sono 10 lotti, 6 nel Marano e 4 nel Melo. Vediamo un po' le tematiche dei vari progetti principali, che la cosa principale è sicuramente quella di eliminare gli argini o arginelli. Qui sono argini, è una parola grossa, nel senso che ci sono argini rilevate, arginali, dune o, diciamo così, di 1 metro, 1,5 metri, 2 metri, costruiti nel tempo o risultanti da arature o da questioni varie. L'idea è quella di allargare, eliminare gli argini, un po' come abbiamo fatto sul Pisciatello, ad esempio, a Cesena, e far sì che le zone siano esondabili in maniera naturale e poi possa le piene rientrare con calma. E quindi in giallo sono gli argini esistenti, e in rosso quelli da fare solo per proteggere gli abitati, le case sparse. Quest'altra, un'altra zona, sempre argini esistenti, e questo è gli arginelli solo da o dune, o quel punto sono lontani, quindi anche proprio una robina da poco, insomma, per proteggere gli abitati. Questa è un'altra zona, sempre con gli argini, e qui non c'è da fare niente, in pratica c'è da solo da togliere gli argini. Seconda cosa è la ripresa morfologica,
riandare a prendere il demanio, perché ad esempio in giallo qui è indicato il demanio idrico, mentre il fiume è tutto spostato da un'altra parte. Ci sono diversi casi che a monte di del Marano che sono così, e quindi sarebbe interessante anche in questo caso qua andare a riprendersi delle aree che sono attualmente demaniali, ma che il fiume è tutto spostato tutto da un'altra parte. Ci sono delle isolette, questa in rosso, questa è un'isola in mezzo che è privata, ma che secondo me è demanio, nel senso che il fiume l'ha lasciata. Vabbè, opere ingegneria ci sono previste, cioè ingegneria naturalistica, ci sono dei punti critici particolari sul Marano e sul Melo. Interessante il discorso delle piste ciclabili, perché forte è la richiesta, e questa è un'altra tesi ulteriore che seguiva perfettamente l'andamento dell'albero, cioè proprio attaccato al percorso di fondo dell'albero. Abbiamo detto questo non ci sembra proprio il caso, il Comune di Riccione si è convinto e abbiamo proposto noi un'idea alternativa di piste ciclabili, cercando di stare lontani dal fiume o attraversarlo in qualche punto se serve. Qui è una piccola area di riequilibrio ecologico, non ci sono grandi SIC ZPS in questi corsi d'acqua. Un'altra cosa interessante è il discorso delle aree di fitodepurazione, cioè di aree alle confluenze con i scogli secondari, come abbiamo fatto a Forlì con il Rio Ronco di Recazzano. Ci sono diversi scogli secondari che sarebbe da creare delle varici, creare delle zone, e c'è anche lo spazio demaniale per farlo, quindi questi sono sicuramente interessanti. Queste sono le varie tipologie di possibili aree di fitodepurazione in base al tipo di inquinante o quello che si vuole ottenere. Devo chiederti di chiudere gentilmente. Andiamo, vabbè, ripristino le fasce tampone. No, adesso. Sì, ma avete fregato due minuti con questi. Allora, niente, le azioni oltre a queste che abbiamo visto adesso possono essere delocalizzazioni, ulteriori studi idraulici, buone pratiche agricole nelle parti di laterali, gestione dei calanchi, perché abbiamo San Marino che è gran parte del bacino del Marano e ci sono diverse zone calanchive, gestione e concessione del demanio e cessione dei terreni privati, manutenzione e vegetazione in alveo, azioni e gestione aree boscate, istituzione nuovi SIC e ZPS, non c'è scritto male, SPS, partecipazione stakeholder e provare anche sul Marano e Melo a fare un mini contratto di fiume, un po' come è stato fatto sul Marecchia. Per concludere, beh, un po' di foto le saltiamo. Vi volevo, allora, ecco, in pratica, dal sacro, nel senso di questi i tre mentore che ci hanno aiutato, andiamo al profano con Niccolò Fabi, che diceva: mi basterebbe essere padre di una buona idea, speriamo che questa lo sia. Grazie. Conosco due o tre persone in questa sala che con Niccolò Fabi potrebbero svenire, quindi c'era il video con tutta la musichetta di Niccolò Fabi. Allora, purtroppo, siccome siamo veramente molto lunghi con i tempi, dobbiamo chiudere qui e invito chi fosse interessato a porre dei quesiti a Davide, magari di sfruttare la pausa caffè. E devo chiedervi uno sforzo, dobbiamo cercare di recuperare qualche minuto, per cui non faremo 30 minuti di pausa caffè, ma ne faremo 20, e quindi l'idea è di riprendere i lavori alle 17:20. Grazie.